Benvenuti alla parte di incontri di sogni elettrici. Si è appena conclusa la parte di convegno che è durata 3 giorni. Durante questi 3 giorni comunque abbiamo sempre aperto anche degli spazi non accademici di confronto sulla speculative fiction, sulla fantascienza, sul fantastico. E quindi siamo particolarmente felici che oggi con noi ci siano rappresentanti di quella che è una realtà sulla fantascienza e sul fantastico ormai consolidata di Milano, Strani Mondi, che si è svolta lo scorso fine settimana qui a Milano, una fiera e un convegno, si può dire anche nel senso che ci sono numerosi incontri, in particolare sulla letteratura, ma poi anche in questo caso aperto a tutti gli altri media. E quindi siamo contenti che tra i partner di Sogni Elettrici ci possa essere anche Strani Mondi, a cui avevamo chiesto appunto di preparare un panel che potesse anche illustrare, come dire, la loro storia e quindi continuare in quel tentativo di aggregazione di pubblici diversi, di cui questa prima edizione di Sogni Elettrici è stato, come dire, un inizio, ma insomma vogliamo proseguire su questa strada e quindi integrare sempre di più la parte, come dire, accademica, la parte, di addetti ai lavori, la parte, di, appassionati, la parte di pubblico più giovane, naturalmente è un percorso lungo e lo sappiamo, ma insomma abbiamo tentato di cominciare in questo modo. Quindi vi presento i nostri ospiti. Ci sono 3 persone sul palco: Silvio Sosio, è come dire, tra gli ideatori di Strani Mondi, appunto, ma è anche beh, intanto un appassionato e un addetto ai lavori della fantascienza da tanti anni, ha fondato una casa editrice dello Lost Digital che pubblica un enorme numero di opere di fantastico e di fantascienza, anzi, prima fantascienza, il fantastico non è. di libri di fantascienza da tutto il mondo. Con lui c'è Giulia Abate, che è scrittrice, saggista, scrive di fantascienza e ha un progetto editoriale che si chiama Studio 83 di revisione di testi e di progettazione di testi in vista della pubblicazione. Infine c'è Andrea Vaccaro, che oltre a essere anche lui tra i fondatori di Strani Mondi, ha fondato una casa editrice che è Hoopnos, e ho sempre il dubbio di pronunciarla male, ma che è specializzata non solo in testi fantastici, ma anche in quello che ormai viene comunemente detto anche in Italia weird, e che appunto insieme a tutti i nostri ospiti, insomma, continua a portare avanti il discorso della ricer di ricerca sul fantastico e sulla fantascienza lasciato da parte magari dagli editori maggiori, dagli editori più grandi, e quindi ci permette poi di scoprire anche scrittori, autori nuovi nel panorama internazionale, anche italiano, a dire il vero. Quindi sono contento, insomma, che siano qui, li ringrazio ancora e lascio loro la parola. Grazie. Funziona? Pronto? Sì. Allora, buonasera, io sono Silvio Sosio, come ci ha introdotto molto esaurientemente. Sono uno dei tre editori che hanno dato vita a Strani Mondi 8 anni fa e adesso cercheremo oggi di parlarvi di questa manifestazione che è abbastanza particolare nell'ambito della cultura e anche del mondo del fantastico, raccontandovi un po' com'è nata e quali sono le sue peculiarità, perché è importante e perché è un motore per l'editoria, per la piccola editoria soprattutto.
Darei per prima cosa la parola ad Andrea Vaccaro per raccontarci proprio la storia della manifestazione. Sì, allora, Strani Mondi nasce con una prima edizione nel 2015, anche se insomma, l'idea diciamo, era già ben chiara, almeno nella mia, nell'idea anche di Silvia e tutto, già da tempo. E siamo in un periodo, dobbiamo pensare, in cui l'editoria di fantascienza è cambiata parecchio rispetto di fantascienza e del fantastico rispetto a qualche decennio prima. Molto brevemente, insomma, diciamo che fino agli anni 90, alla fine degli anni 90, la fantascienza aveva, e la fantascienza del fantastico avevano un posto importante anche nelle librerie, nella grande distribuzione, attraverso degli editori come l'editrice Nord, Fanucci, che insomma negli anni hanno un po' creato quella che era un po' l'editoria italiana di fantascienza, ovviamente insieme ad altri editori più grandi che la pubblicavano come Mondadori e via dicendo. Però diciamo che questi editori avevano dato un'impronta fondamentale e ne avevano fatto conoscere gran parte degli autori. Purtroppo verso la fine degli anni 90 queste realtà cominciano a venire meno per diversi motivi. Avevamo appunto le due citate, avevamo la Libera di Ugo Malaguti, poi è diventata Perseo e poi Lara, che però si muoveva su delle distribuzioni un po' diverse, soprattutto attraverso non so, abbonamenti, attraverso la corrispondenza. Perché? Perché questi editori, pian piano, insomma, visto che la fantascienza e il fantastico non è che facessero tutti questi grandi numeri, purtroppo si sa che i numeri sono importanti, nell'editoria hanno cominciato a abbandonare oppure a cambiare genere, target. Diciamo che la casa editrice Nord verso l'inizio degli anni 2000 pian piano comincia a diminuire le sue pubblicazioni fino praticamente a chiudere e Fanucci invece si sposta verso il thriller, non abbandonando la fantascienza, però insomma non essendo più un punto di riferimento da quel punto di vista. A questo punto cosa succede? Piano piano, complice questa mancanza, questo vuoto e complice anche le nuove tecnologie, i nuovi media, che permettono insomma, anche a delle piccole realtà di poter produrre libri, perché poi insomma, di questo si tratta, e nascono tutta una serie di realtà. Vabbè, con Delos nasce già negli anni 90, una realtà già più grossa, comunque nascono tante piccole realtà che si occupano di fantascienza, di fantastico, ma che cominciano a essere importanti, ma importanti soprattutto per il pubblico, no? Che a un certo punto ha visto un vuoto di pubblicazione di questo genere, anche se poi insomma parlare di genere a volte un po' può essere riduttivo. E quindi queste realtà cominciano a sorgere, a imporsi, anche se ovviamente il grosso problema delle piccole realtà editoriali è quello della distribuzione, quindi del contatto tra la realtà stessa e il pubblico. L'idea, visto che la fantascienza per anni, già dagli anni 70, ha sempre avuto dei fari che sono le convention in America, in tutto il mondo, ma anche in Italia, dalle primissime convention di Stresa sino ai giorni nostri, continuano ad esserci, insomma, delle convention, incontri di appassionati essenzialmente. Questi incontri però erano caratterizzati da conferenze, da uno scambio tra il pubblico e autori, disegnatori, fantascienza che poteva essere sia letteraria che cinematografica o televisiva o anche nel mondo del fumetto. Ma quello che mancava veramente era un incontro con l'editoria. Quindi, in seguito anche a delle manifestazioni che avevamo fatto, tipo i Delos Days e via dicendo, sempre a Milano, nella medesima sede, in quella che viene chiamata Casa dei Giochi, in una realtà ludica, però molto attenta anche alla letteratura, al fantastico, allora l'idea è stata questa. Perché non unire quella che è la parte di convention e di incontro degli appassionati con quelle che sono le fiere librarie, però con la specificità del genere fantastico e fantascientifico, in maniera tale da dare la possibilità agli editori di farsi conoscere e al pubblico di poter vedere
e toccare con mano dei libri che a volte magari potevano essere difficilmente recuperabili o comunque con delle realtà che potevano sembrare un po' lontane. Quindi diciamo che nasce questa esigenza e a un certo punto io, Silvio e Giorgio Raffaelli di Zona 42, tre realtà che negli anni piano piano si sono insomma, imposte con un loro pubblico, abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione e nel 2015 abbiamo detto proviamo, vediamo come va. E direi che è andata bene, visto che siamo ancora qui nel 2022 con 8 edizioni, 7 in presenza, una virtuale ovviamente quella del 2020. E niente, quindi questo diciamo per dire un po' come nasce e un po' le motivazioni che stanno alla base di questo progetto, che è importante non unicamente, però soprattutto letterario, non perché ci sia da parte nostra una volontà di escludere cinema, televisione, via dicendo, ma perché di questo? Insomma, questi media hanno già tantissimo spazio in convention, in manifestazioni, ma anche molto molto grandi, quindi l'editoria invece, secondo noi, aveva bisogno di un nuovo spazio e questo è quello che abbiamo cercato di fare. Vai. Io l'ho solo cliccato. Un problema di cavo. Vabbè, intanto parlo con quello di Giulia. Volevo, prima di passare la parola a Giulia, volevo solo dare un metro anche per consentire di capire di che cosa si parla dal punto di vista del numero di partecipanti a queste manifestazioni, no? Perché Strani Mondi è cominciato nel 2015, quindi è cresciuto nel tempo, ha avuto una battuta d'arresto ovviamente nel 2020, il 2021 abbiamo ripreso in presenza, però era ancora una situazione un po' contingentata, quest'anno invece siamo tornati direi alla capienza massima, penso che abbiamo mai avuto, parliamo di una cifra intorno alle 1500 persone su 2 giorni, che è una cifra alta per il settore della fantascienza. Considerate che la più grande convention di fantascienza che si è tenuta in Italia è stata l'Eurocon di Stresa nel 1980, quando all'epoca in cui Urania vendeva 30.000 copie, Litce Nord guadagnava paccate di soldi con Dune e cose del genere, e aveva avuto poco più di 1.000 partecipanti. In anni più recenti ci sono state Italcon organizzate dal club di Star Trek, che hanno avuto anche lì qualcosa più di 1.000 partecipanti, anche se non erano partecipanti interessati ai libri per il 90%, ecco, dico 90% è una stima abbastanza calibrata. Strani Mondi ha superato tutti questi record del passato con una formula che secondo me è interessante, cioè in sostanza richiama tutte le comunità che sono riunite attorno ai vari editori, quindi così come c'è la comunità dei lettori di Delos, cioè la comunità dei lettori di Hypnos, che sono un genere leggermente diverso, ma poi alla fine Strani Mondi ha una trentina di editori espositori, ogni editore ha il suo seguito e queste persone vengono e partecipano, quindi c'è poi una grande mescolanza di persone che arrivano interessate di una cosa e poi si interessano a tante altre cose. Giulia, te come la vedi questa comunità che vive a Strani Mondi? Sì, allora la vedo bene, nel senso che
Qui ci sono diversi elementi da tenere in considerazione anche per capire il valore di questa manifestazione che poi si riflette nell'anno che segue. Oramai dal 2015, ma in realtà alcuni di noi che erano a Milano, magari anche da quando sono stati i Dallas Days, nel 2011 forse? 2011-2013. 11-13, ok, ecco. Quindi queste persone, vedersi è sempre bello, adesso poi dopo quello che abbiamo passato lo sappiamo ancora di più. Nel contesto dell'editoria indipendente, nel contesto dei generi letterari, tra virgolette, di nicchia, ma che poi ormai non lo sono più tanto, vedersi è sempre stato ancora più prezioso, perché comunque si condividono delle passioni che non sono mai a compartimenti stagni. Questa è la cosa molto bella sia di Strani Mondi sia del nostro settore. Quale settore? Quello dell'editoria indipendente, sì, ma anche quello della scrittura, della lettura, della passione verso la letteratura di genere, anche questo è un settore in sé, no? E in questi aspetti, appunto, come dicevo, non c'è un lavoro compartimentato, quindi io non sono solo lettrice, non sono solo scrittrice o soltanto magari vendo libri o quello che è. C'è una passione che ci accomuna e questa passione fa sì che ci siano tante porte ai vari settori della nostra produzione culturale. Quindi può capitare che io alla fantascienza mi ci sono avvicinata poi da editor in realtà, no? Perché mi piaceva come lettrice, però poi ecco, conoscendo altri appassionati, altre persone scrivevano, abbiamo cominciato a lavorare sui testi anche professionalmente, quindi poi sono arrivata a specializzarmi nella fantascienza da quella porta lì come editor. Ma potrei essere stata per esempio una lettrice che ha iniziato a scrivere. Mi ricordo nei primi anni 2000 c'erano ancora c'erano diversi concorsi letterari, fra i quali quelli dello Digital, c'era l'Alien, noi abbiamo iniziato con l'Alien, anche Elena, c'erano questi concorsi e quindi consentivano a chi amava leggere di mettersi alla prova e poi magari di fare qualche passo anche nella scrittura professionale, e questo dopo una parentesi di diversi anni di silenzio, diciamo, dove i premi erano solo, a un certo punto c'era solo quel premio Urania, che è il più grande, poi ci si è affiancato l'Odissea, il Robot. Dopo quella parentesi di silenzio, adesso siamo di nuovo in una situazione così molto, molto viva, c'è molta vitalità, c'è molto scambio, ci sono tanti premi letterari dedicati a chi ama scrivere, per testi di tante lunghezze diverse, quindi dal racconto short, flash addirittura, quindi quelli di una paginetta, fino ai romanzi. E quindi si può diventare così una parte attiva di Strani Mondi, no? Una persona che ama scrivere, che ama leggere, si mette a scrivere. D'altro canto, una persona che cerca lavoro in editoria, ma è orientata dalle sue passioni, arriva alla piccola editoria di nicchia. Chi fa le recensioni, per esempio, capita molto spesso che si apra un blog per passione, perché quello non voglio scrivere storie, però ne leggo tante, mi piace parlarne, quindi apro il mio canale, apro il mio blog, allora lì comincio a conoscere. E questo è, torniamo al discorso della piccola editoria, dell'editoria indipendente del fantastico adesso. Questo settore, l'editoria indipendente del fantastico oggi, è un settore nel quale è molto facile che chiunque di noi abbia una passione arrivi poi a conoscere direttamente chi produce libri, chi li scrive, chi li traduce, quindi i cosiddetti operatori del settore, in modo molto più facile rispetto ad altri generi, rispetto ad altre passioni. Sappiamo tutti che il romanzo mainstream, adesso la parola mainstream ha tutte delle componenti diverse, però io per mainstream intendo generalista, quindi quella narrativa che non è contrassegnata da delle regole di genere o da un preciso canone. Ecco, lì è molto difficile farsi vedere, farsi notare, perché è un ambiente grandissimo, è un ambiente popolato a tutti i livelli, quindi dall'editoria più piccola e militante alla grande editoria. In questo momento in Italia il fantastico invece è una bella comunità, come hai detto tu, perché dà l'opportunità a tutti quanti di conversare, che poi alla fine penso che sia quello che è la cultura, no? Una conversazione, a volte a distanza con autori d'altri tempi, a volte con i mezzi che ognuno di noi ha. Ecco, noi con Strani Mondi possiamo vederci fisicamente, quindi
appunto, al di là delle tante dirette che facciamo, al di là dei tantissimi eventi che facciamo, stare insieme per un periodo di tempo che non è magari soltanto quella presentazione, ma pranzare, mangiare insieme, vederci, stare insieme con i corpi, scambiarci gli sguardi, risultarci simpatici a pelle oppure no. Ecco, anche queste sono delle cose che poi rimangono e legano e connettono una comunità di persone che all'inizio avevano solo una passione in comune, ma nel momento in cui sono lì diventano anche produttrici, produttori di altri contenuti in tema con quella passione. Tanti progetti nascono a strani mondi tra i banchi, dove poi è molto semplice, anche a chi legge capita, cioè anche una persona che magari non ha un lavoro in una casa editrice o non è coinvolta direttamente, magari ha l'autrice o l'autore che lo conosce, ed è molto, molto semplice. Capita molto spesso che finiamo dietro i banchi, cioè ci sono i libri magari in vendita, ma noi ci sediamo dietro a chiacchierare, e quindi c'è questo confine molto permeabile che c'è soltanto perché è bello passare di qua e di là. E si parla di progetti, ci sono dei progetti letterari, dei progetti di eventi, di presentazioni, quindi tanto viene seminato in questi strani mondi. Sono solo 2 giorni, che peccato. Quindi ecco, è un rassegna a quale ovviamente siete tutti e tutti invitati, perché consente di non solo di avere un'idea dello stato dell'arte, magari non globale, perché comunque l'editoria anche del fantastico è enorme, però importante, perché comunque gli editori che fanno delle cose e che cercano e che sviluppano dei progetti anche molto sperimentali, lì ci sono. E poi anche è bello andarci, oltre che per avere appunto questa fotografia della situazione, anche per parteciparvi, quindi per entrare nel quadro e avere degli scambi a seconda delle proprie preferenze personali, ma che poi portano a delle germinazioni. Vediamo fin quanto funziona quest'altro microfono. Questa settimana io con la tecnologia sono un disastro, non riesco a far costare tutto. Vabbè, grazie Giulia. Volevo fare una parentesi su 2 specie che erano in via di estinzione nel mondo della fantascienza e degli appassionati, invece adesso sono, grazie a Strani Mondi, si sono riprese. La prima specie è quella del lettore. Il lettore che è solo lettore. Quando io partecipo a Convention di Fantascienza dal 1980, quindi sono 42 anni ormai, e negli anni 80-90 c'era una persona che si chiamava Loggia, che era famoso perché era l'unica persona che partecipava alle convention che era solo lettore. Tutti gli altri erano scrittori, illustratori, registi, saggisti, fanzinisti, animatori di club. Lui era l'unico che era solo lettore di libri, perciò diciamo, era un po' una specie di attrazione. Negli anni 2000 questo testimone è passato a Paola Rosio, che è un altro che è soltanto lettore. Sì. E direi che a Strani Mondi invece la situazione è molto migliorata, perché credo che di solo lettori adesso ce ne siano almeno 5 o 6, ecco, sul migliaio di partecipanti. No, scherzi a parte, l'altro invece genere che era rarissimo all'epoca delle convention storiche era quello delle donne, no? Nicoletta lo sa bene, all'epoca in cui partecipavamo alle convention, quando eravamo giovani, le donne erano proprio rarità, cioè ne trovavi una, due, una è qua, ecco, ce n'erano magari altre 2 o 3 che ogni tanto si vedevano, ogni tanto no, ma erano rarissime. Adesso non ho fatto statistiche, non ho fatto studi statistici precisi, ma l'avevo fatto un paio di anni fa, mi pare risultava che i partecipanti a Strani Mondi fossero per 35-40% donne, quest'anno credo che siano comunque di più perché la percentuale è in aumento, e questo dal mio punto di vista è una grande cosa, perché intanto le donne anche come scrittrici appunto molti partecipanti a Strani Mondi sono scrittori, stanno dando un enorme contributo al mondo della fantascienza. Pensate che negli ultimi 7 anni tutte le categorie letterarie, romanzo, racconto, romanzo breve, al premio Hugo, che è il premio più importante nel mondo della fantascienza internazionale, sono state vinte soltanto da donne. Negli ultimi 7 anni tutti i premi letterari. Quindi cosa sta succedendo? È un fenomeno un po' difficile da analizzare, però
quello che possiamo dire con certezza è che le donne stanno portando un contributo enorme al mondo della fantascienza. Anche il premio Urania, per esempio, che è stato per non so quanti anni vinto soltanto da uomini, con l'unica eccezione che è ancora lei, adesso è stato vinto da donne per 3 volte negli ultimi 4 anni, con romanzi che sono straordinari, cioè veramente... non sempre il premio Urania, secondo me, ha premiato opere straordinarie, ma quelle che hanno vinto in questi ultimi 4 anni sono tutte e quattro veramente notevoli. Quindi questa è una cosa molto positiva, e adesso non dico che sia promossa da Strani Mondi, però Strani Mondi sicuramente la riflette, questo secondo me è un fatto importante. Andrea? Scusa. Sul tema, vai, mi sembra giusto. No, volevo dire che in effetti, e questo mi pare di averlo riconosciuto anche nell'articolo di Urania, la fantascienza, le donne della fantascienza in Italia, diciamo che Strani Mondi, proprio nel 2015 o forse nel 2016, adesso non mi ricordo, nel 16 forse, ha dato un punto di svolta alla questione della fantascienza delle donne, perché c'è stato, come dicevamo prima, Strani Mondi è organizzato così, c'è questo grande spazio con i tavoli, i libri e quindi le cose in esposizione, in vendita, e poi ci sono delle sale separate, in una si fanno le presentazioni letterarie stricto senso, quindi dei titoli, e in un'altra invece ci sono dei piccoli seminari, degli incontri tematici, dei panel monografici. E nel 2016 ci fu quello, La fantascienza è delle donne, sempre con Nicoletta Vallorani, oltre che con Tricia Sullivan, mi ricordo c'era anche, che insomma, mi ricordo la sala era strapiena, e già questo era, non capita sempre che le sale siano piene, anche perché ognuno ha i suoi orari e tutto, e c'erano anche molte proposte contemporanee, la sala era strapiena, e io mi ricordo che sia in me sia in molte colleghe, questo panel ci triggerò, cioè fu proprio una presa di coscienza, nel senso, quando magari io da donna ho iniziato a scrivere fantascienza senza chiedermi, posizionarmi in questo senso come minoranza, ho iniziato a farla e basta, però poi piano piano siamo arrivati alla consapevolezza che invece di questa cosa bisognava ancora parlarne, bisognava ancora porsi in modo critico e non, cioè, vedere la realtà per poi almeno anche solo parlarle e metterla in questione, anche perché quello che secondo me, il mio modestissimo parere, è che quello che noi facciamo spesso nella fantascienza, della nicchia, in realtà poi si a volte le persone che si occupano di fantastico, non solo di fantascienza, ma di fantastico, talmente un pubblico che poi risulta a volte l'unico dei momenti che stiamo vivendo adesso, tutto sembra banale, in cui ci sono delle sfide tanto più grandi che la realtà, perché sono scrittori, no? Tanti scrittori sì, adesso divertenti, mi ricordo, e poi chiedo se si sta facendo il banchetto, la dice che abbiamo la sì. E sì, quindi è vero, questo è un elemento che da vedere negli anni sempre questo maggior interesse.
lettrici esistono, no? Cioè, tu dici, no, il semplice lettore è cioè, quindi è tutto adesso la che veramente cambiato. Però poi aggiungo una cosa dal punto di vista dell'editore, ma come dire, l'editore è un progetto spesso abbastanza lontano da quello che fa, da dove arriva, no? Perché sì, è vero che ci sono l'editore non ha un vero polso, almeno un piccolo editore, di quello che accade, di quali sono veramente la vera passione del pubblico, no? Quindi secondo me essere in mondo è molto importante per questo, per veramente comunicare con il proprio lettore, che poi per un editore, a mio parere, insomma, sicuramente per un editore di piccola media grandezza deve essere la cioè il dire qualcosa e avere un pubblico che possa recepire questo messaggio. Quindi credo che sia proprio un punto fondamentale per il singolo editore per avere un riscontro del proprio operato, altrimenti il proprio operato si ridurrebbe a un vero punteggio di numeri di editori. Rischierebbe appunto di inaridirsi. Questo secondo me è una possibilità dal punto di vista dell'editore molto importante. E anche secondo me è una bella botta di incoraggiamento. Siamo tutti noi, abbiamo un grande incoraggiamento di numeri che facciamo bestseller, diventiamo ricchi, o non lo facciamo. L'incoraggiamento viene fatto. Poi soprattutto, insomma, in questi 4-5 anni c'è una specie importante, che è un po' il ritorno del libro cartaceo, cioè Strani Mondi sta dimostrando come il libro fisico, l'oggetto libro, il fatto il libro stampato stia in un certo senso ritornando dopo un periodo in cui si apprava per vari motivi. Però ecco, il fatto di vedere anche nel lettore, magari anche nel lettore di libro, lo porta a una considerazione diversa dell'aspetto del libro al 100%, perché insomma il libro fisico ha tanti elementi, insomma, pazzi da questo punto di vista, cioè la carta, il carattere, ovviamente l'illustrazione, no? Cioè tutte queste cose che magari chi legge dice vabbè, ho letto, bello, brutto, finito lì. Noi editori no, abbiamo delle paranoie nostre, che è giusto averle, no? Perché poi alla fine sono dei modi quasi inconsci, no? Per avere un proprio seguito. Quindi questo mi fa molto piacere, insomma, che anche editori che a un certo punto pensavano di puntare unicamente sul digitale si sono poi spostati, hanno ripreso la pubblicazione della carta, e il pubblico stesso si è quasi un po' reinnamorato, ecco, dell'oggetto libro, che io continuo a sostenere. Io non sono molto d'accordo, ma va bene. Ok, c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, magari? Non so, su un tema qualsiasi. Cosa ne pensiamo del nuovo Presidente della Camera? Non so. No, non possiamo scendere in tutti i Mi faccio una domanda io.
vi lancio questa, questa, non so, forse proprio una richiesta, nel senso che io prima ho parlato appunto entusiasticamente, perché lo sono, del fatto che noi abbiamo questi confini che sono permeabili lì, no? Quindi si fa, si parla, si scrive, si legge, si, tutto quanto. Secondo me una cosa bella da fare dai prossimi anni, che forse c'è meno, cioè c'è perché comunque noi ci conosciamo quando siamo lì, no? Però è la, la permeabilità tra i vari gruppi dei vari generi che ci sono lì. Perché io per esempio mi sono accorta su Facebook, i miei contatti di Facebook, io con cui parlo, mi scrivo, sono stati lì, però magari erano scrittori weird, non erano scrittori, e quindi manco li ho visti, perché comunque la gente è tanta e tutto. Cioè non parlo di farci fare amicizia, però parlo magari di dei panel o di dei meccanismi che consentano alle varie comunità delle diverse paranoie, vogliamo dire così, di parlarsi anche in una cornice che lo faciliti. Ecco, questa sarebbe una cosa carina lavorare, grazie. Sì, è un'idea interessante. Io ho pensato a dei giochi a squadre, per esempio. No, vabbè, però è difficile. Però secondo me c'è una certa mescolanza, perché le persone comunque girano, sicuramente ci sono tanti che vengono al mio stand, come vanno a quello di Andrea o a quelli dei Lovecraftiani che ci sono, perciò. Poi ci sono i collezionisti che comprano tutti i libri di tutti gli editori, quelli sicuramente sono molto trasversali. Siano benedetti sempre. No, vabbè, scherzo. Però devo dire che sì, la sensazione che ho sempre io alla fine di Strani Mondi è di essermi perso un sacco di gente che conosco, che mi sarebbe piaciuto salutare e che non ho salutato. Anche, vabbè, magari io come organizzatore, poi sono spesso in panel, in presentazioni, per cui magari sono un po' occupato e non sono tanto visibile, però insomma è un dispiacere, ma penso che sia una cosa che capita un po' a tutti, insomma, perché conosci un sacco di gente, magari la conosci su Facebook o su Twitter e non la riconosci neanche di persona e ti passano accanto, no? A me è successo qualche anno fa un mio collaboratore che mi ha salutato e gli ho detto ciao. Poi lui mi ha scritto lamentandosi che l'avevo salutato freddamente, no? Invece era una persona che conoscevo benissimo, solo che non l'avevo mai visto io e quindi non sapevo minimamente chi fosse. Per cui succedono anche queste cose, è un peccato. Infatti alle convention spesso si ha il cartellino che ha scritto sopra il nome, che è una cosa utile, e quest'anno non ce l'avevamo. Sì, questo è vero, ma io avevo inventato quelli con la double face. Allora, secondo me alla fine questo succede forse più per i virgolette di cui parlavamo prima, semplici lettori, no? Che sono molto curiosi. Magari gli operatori del settore, ovviamente essendo legati di più, che sia lo scrittore per essere pubblicato piuttosto che l'editore, via dicendo, a un tipo di realtà, tende a essere più legato a un genere piuttosto che un tipo di produzione. E poi c'è insomma la questione che alla fin fine il programma di Strani Mondi è fittissimo, cioè la lamentela che abbiamo è non riusciamo a seguire tutto. E questo purtroppo non è un problema risolvibile, perché non puoi fare un programma con i buchi, perché sennò non... E quindi questo da un certo punto di vista è un complimento, cioè nel senso che la maggior parte delle cose che ci sono sono interessanti. Però insomma quello che dici è parzialmente vero, però a volte anche su Facebook si notano insomma queste classiche fotografie, il mio bottino Strani Mondi, e si vedono a volte insomma cose che arrivano dalle realtà più disparate. Quindi sì, è una cosa che cerchiamo anche di fare, per esempio col programma generale, dove abbiamo degli autori che sono molto trasversali, che spesso insomma confino tra la fantascienza, il fantastico, il fantasy, insomma anche da quel punto di vista possiamo dire che il nostro tentativo, soprattutto dopo le prime edizioni, è quello di evitare di rendere il genere chiuso, perché alla fine, soprattutto in questi ultimi anni, ci si rende conto come l'elemento fantastico, l'elemento fantascientifico, elemento weird, se vogliamo anche aggiungere questo, è insito in molta produzione letteraria, anche non
anche i mondi case editrice di genere. Cioè, se quindi noi valutiamo veramente gran parte, una buona parte di un certo tipo di letteratura pubblicata insomma anche da altri editori, ma senza dare ai grossi casi di Van der Meer, pubblicato di Noati, via dicendo, ma ci sono tantissime derive fantastiche, perché come dicevi tu, l'immaginario è la miglior chiave di lettura per cercare di capire il mondo che ci circonda. E quindi, insomma, questo sconfinare un po' nei generi è un po' anche un nostro obiettivo. Allora, Strani Mondi, solitamente, per chi non lo sapesse, si svolge nel mese di ottobre, prima, seconda settimana di ottobre, presso la Casa dei Giochi in via Sato Guzzone qui a Milano, e ringraziamo appunto gli organizzatori che sono dello Sdigital, Zona 42 e Edizioni Upnus come editori, e poi vari collaboratori, per esempio il Club di Sesto Leonardo, che diciamo che si occupa di tutta la parte organizzativa e logistica, e la struttura insomma Casa dei Giochi che ci ospita ormai da 8 anni, quindi mi sembra giusto ringraziare tutti, ovviamente poi sono i vari media partner e via dicendo, e niente, quindi direi che vi aspettiamo sicuramente l'anno prossimo, insomma, se siete qui perché un pochino siete interessati, se un pochino siete interessati sicuramente troverete un ambiente che farà caso vostro. Grazie.